Buongiorno a tutti, diamo inizio a questa conferenza stampa e le prime parole sono ovviamente di ringraziamento alla famiglia Montanari, alla Fondazione Montanari, Montanari Navigazioni per l'ospitalità e non solo, poi capiremo anche le ragioni. Queste sono quelle giornate che per un sindaco, per una città rimangono indelebili perché sono quei grandi momenti che lasciano un segno in un territorio. Siamo qua per presentare una duplicazione, la firma di un protocollo fra l'amministrazione comunale e la Fondazione Montanari e l'obiettivo di realizzare una grande opera di riqualificazione, di ristrutturazione bibliotecaria che si unisce ad un percorso importante che abbiamo fatto nella nostra città. Un sistema che ci porta ad essere una grande città europea, perché se guardiamo a queste opere le ritroviamo nelle grandi città. E perché faccio questa sottolineatura? Perché di fatto noi quella posizione l'abbiamo già raggiunta. Se pensiamo al percorso, si parlava prima con il cavalier Corrado Montanari della collaborazione ormai quindicennale che c'è fra l'amministrazione e la fondazione, iniziata con la Memoteca, che è diventata la seconda piazza della città con un successo straordinario, diventato un esempio anche di riferimento, insieme all'assessore Mascherini spesso veniamo chiamati a tavoli importanti, l'ultimo a cui ho partecipato c'era Barcellona, Milano, Fano, Bologna, e quindi a dimostrazione di quello che è stato il risultato. Con questo nuovo progetto, questa nuova riqualificazione, come vedete anche dai plastici, andremo a fare una cosa straordinaria che porterà valore, bellezza alla città, ma soprattutto penso anche che diventerà un grande attrattore, perché quando si fanno interventi di questo tipo che lasciano un segno forte, se noi pensiamo a delle grandi città pensiamo sempre ad un segno, ad un particolare. E quando parliamo della Biblioteca Federiciana parliamo intanto di un luogo storico, parliamo di un contesto, parliamo di una prospettiva. Io penso, se pensiamo di salire sul palazzo, siamo su una terrazza che guarda il mare, che alle spalle ha San Pietro in Valle del 600, il corpo di fabbrica storico della Federiciana, ricca di manoscritti e di volumi del 700, e si unisce questo nuovo progetto contemporaneo che ha la capacità di dialogare con la storia e con il presente. Ecco, poi non voglio anticipare nulla, perché poi sarà anche chi ha iniziato questo percorso, è una garanzia, perché parliamo di Archistar come l'architetto Cucinella, che è una figura che solo pronunciarlo ci fa capire qual è la strada che abbiamo scelto. Perché siamo qua? E poi concludo, perché gli ero promesso di prendere pochi minuti. Perché c'è questa forte collaborazione tra amministrazione e Fondazione Montanari, che io leggo come uno stimolo reciproco, una collaborazione molto seria, lo dimostra anche che fino ad oggi nessuno sapeva nulla. Quando si fanno le cose seriamente, lo si fanno guardando gli aspetti tecnici, e un ringraziamento, lasciatemelo portare, ovviamente rinnovandolo alla famiglia Montanari, ma ai tecnici, ai dirigenti, a tutti coloro che hanno lavorato nella stesura del protocollo, tutto il lavoro fatto, perché chi capisce di amministrazione sa che sono procedure complesse, non semplici. Siamo riusciti a farlo in tempi celeri, brevi, siamo riusciti a fare una sinergia, e quando pubblico e privato collaborano bene, si controllano anche, lo dico in termini positivi, perché è un controllo di stimolo reciproco, poi gli obiettivi importanti come questi si raggiungono. Quindi grazie ancora, e non nascondo la soddisfazione e l'emozione, perché sono convinto che con questo passaggio scriviamo un pezzo di storia che rimarrà nel tempo della città di Fano, della Fan Fortuna. Quando le cose sono importanti, ad oggi ancora guardiamo opere di 2000 anni fa, e sono convinto che questi segni verranno letti nei secoli avanti. Io mi fermo qua, cedo la parola al cavalier Corrado Montanari, ringraziandolo ancora. Grazie signor Sindaco, ringrazio lei, colgo l'occasione per ringraziare lei, l'assessore Mascherin e tutta la Giunta per la rinnovata fiducia che ci hanno dato. Perché rinnovata? Rinnovata perché abbiamo già in un rapporto di collaborazione che dura da almeno da 15 anni con il Comune, e che
che è basato su due pilastri, la reciproca fiducia ed il bene comune, facile di annunciare, da annunciare, ma piuttosto difficili da realizzare. Noi però siamo riusciti a realizzarlo. Abbiamo per 11 anni gestito la Mediateca insieme, vi dico solo alcuni dati, 12 milioni di passaggi, solo l'ultimo anno 120.000 passaggi, una soddisfazione, perché ogni tanto il personale sonda la soddisfazione con dei formulari, tutta la soddisfazione dei cittadini, e devo dire che possiamo migliorare, ma abbiamo un'ottima soddisfazione. Il numero lo sta dicendo. Per noi la ristrutturazione della Biblioteca Federiciana è un'opera di completamento nell'ambito del sistema bibliotecario fanese, e così com'è devo dire che non si tratta per noi né di responsabilità sociale di impresa, né di mecenatismo, né di altro. Noi lo sentiamo come un dovere, questo qui, e interveniamo perché è il nostro dovere farlo. Ci auguriamo che con l'aiuto di tutti, così come abbiamo fatto in tempi veramente brevi la convenzione, grazie al direttore generale Celani, all'architetto Giangolini e tutti i suoi collaboratori, incluso i miei, abbiamo fatto questa convenzione fatta bene in tempi brevi, perché ormai sappiamo come fare le cose e dobbiamo sfruttare questo rapporto che abbiamo, che ha portato dei buoni frutti e dovrebbe portarne ancora dei più buoni. Questa mattina sto vivendo uno dei momenti di maggior soddisfazione della mia vita, non solo da amministratore ma anche da cittadino, perché l'operazione che a partire da oggi inizia a dispiegarsi è un'operazione che, come diceva il sindaco, lascerà il segno per sempre, io penso, nella nostra città, proiettandola alla pari delle più avanzate metropoli europee, perché tra qualche anno la nostra sarà una città che potrà dire, a ragion veduta, di ospitare una delle più interessanti e avanzate esperienze di sistema bibliotecario del nostro paese, e credo che sarà un punto di riferimento anche oltre i confini nazionali. Questo in virtù di un progetto importante, ambizioso, e la firma di Mario Cucinella è una garanzia rispetto, come dire, anche non solo alla qualità ovviamente, ma anche alla proiezione che questo investimento avrà a livello nazionale e internazionale, ma anche perché sarà in qualche modo la prosecuzione di un lavoro, di un impegno, di un dovere che pubblico e privato da tanti anni hanno avvertito e stanno interpretando nei confronti della nostra città. Perché sostanzialmente nell'arco di 10-15 anni stiamo andando a trasformare la nostra città, indicando una direzione di questo cambiamento molto chiara, che è quella di una città aperta, curiosa, interessata a, come dire, investire sulla trasformazione, sul cambiamento dal punto di vista urbanistico, ma anche dal punto di vista sociale e culturale. Lo ricordava il sindaco e Antonella in qualche modo al copyright di questa formula. Noi stiamo andando a costruire piazze del sapere, piazze della socialità, piazze che in qualche modo ridefiniscono anche l'identità della nostra comunità e danno un ruolo dentro un panorama che è un panorama molto più ampio dei confini del nostro territorio. E sono scelte non scontate, sono scelte non banali, anche perché in qualche modo reinterpretano per l'appunto l'identità di questa città. E a me piace sottolineare un aspetto che poi sicuramente
verrà approfondito da Antonella Agnoli, da Mario Cucinella, il fatto che come la Mediateca in qualche modo nella sua verticalità recuperava parti importanti della storia della nostra città, della nostra comunità, in un percorso in questo caso invece legato a un'orizzontalità, sarà così anche per questo comparto urbano, partendo dalle eccellenze del 600, del 700, che in altre epoche hanno segnato la presenza di Fano nel panorama culturale nazionale, fino a una nuova proiezione verso il mare, verso l'Adriatico, recuperando pienamente anche questa dimensione dell'identità cittadina fanese, che non è in realtà nuova, quella di una città adriatica, cioè di una città aperta, che guarda perennemente al proprio orizzonte. E questo credo che sia un po' lo spirito di questo progetto, un progetto ambizioso, ma un progetto che avvertiamo, giustamente come ricordava il Presidente Montanari, come un dovere nei confronti della nostra città, un dovere nei confronti del futuro della nostra città. E consentitemi questa chiosa finale, sapere da amministratore ma da cittadino che in questa città ci sono esperienze di imprenditoria che interpretano il proprio ruolo con queste parole e con questo spirito è un elemento di grande garanzia rispetto alla qualità della vita, non solo dal punto di vista culturale ed economico, ma anche civile e democratico. E credo che questo sia un segno anche di questa grande particolarità della nostra città. Lasciamo per ultimo questo. Antonella Agnoli è la presidente della Fondazione Federiciana, è quella che gestisce le due biblioteche assieme ad altri consiglieri, sia nostri sia messi dal Comune, e devo ringraziarla particolarmente perché è stata lei a darci l'idea e a crearci il canale con il quale abbiamo raggiunto Cucinella. Senza di lei, Antonella, avremmo avuto molte. Ci saremmo persi nel meandro della scelta dei tecnici e degli architetti. Quindi la devo ringraziare. E per finire, se mi permette, anche se non sono, voglio ringraziare il dottor Carbonari e soprattutto Valeria Patrignani che gestiscono entrambe le biblioteche e devo dire lo fanno con una dedizione proprio incredibile, veramente lodevole, anche con molte difficoltà per la Biblioteca Federiciana, che ha bisogno di questo intervento nel tempo più presto possibile. Grazie a tutti e quattro. Allora tocca a me, buongiorno a tutti, sono emozionata come cittadina prima di tutto, perché sentire le parole che ha detto il dottor Montanari, lo sentiamo come un dovere civile, credo che non capita tutti i giorni, così come non capita tutti i giorni trovare un'amministrazione che investe sulla cultura, che investe su infrastrutture culturali. In questo momento stiamo parlando di infrastrutture e le infrastrutture però sono solo quelle, i ponti, le autostrade, le ferrovie, abbiamo soprattutto per il sud sono importanti anche quelle, però se questo paese non investe in infrastrutture culturali, non credo che nemmeno quelle fisiche, nemmeno le strade saranno sufficienti per modificarlo. E sono emozionata come bibliotecaria perché non capita tutti i giorni che ci sia un investimento in una città, ricordiamo, di 60.000 abitanti, non stiamo parlando di Milano, non stiamo parlando di Torino, stiamo parlando di una città media di provincia, in una terra che è piena, no, di cittadine che stanno dentro le mura. E l'idea che oggi investiamo... Ma via la voce, Non mi sentite? Che oggi investiamo in due biblioteche e credo che senza il successo della Memo, come veniva ricordato, oggi non saremmo qui. Il successo...
il successo di pubblico, ma io sottolineerei anche che la Memo è stata un'infrastruttura che ha contribuito non solo a migliorare il tessuto sociale, culturale ed anche urbanistico della città, perché ogni progetto di questo genere è anche un progetto urbanistico, ancora di più credo che lo sarà questo nuovo progetto. Non conosco città italiane che stanno investendo anche su una biblioteca storica, e probabilmente saremmo un esempio unico anche in Europa. Se in questi anni si è investito soprattutto, per fortuna, dico io, su biblioteche per tutti, quindi le biblioteche più simili alla Memo. Ma l'idea che ci sia, sono un po' emozionata, l'idea che ci sia un investimento così straordinario in un edificio che contiene la memoria della città, credo che sia anche simbolicamente estremamente importante, no? Quindi sarà un edificio nuovo che richiamerà tantissima gente, che contribuirà a migliorare il tessuto urbano di quel pezzo di città, ma soprattutto sarà un simbolo straordinario, perché una città, una comunità non vive senza la sua storia, e quindi il progetto non è solo un progetto architettonico, ma anche un progetto di come valorizzare, come promuovere le collezioni, ma soprattutto come fare entrare la città tutta all'interno di questo luogo, perché vogliamo che ognuno contribuisca con la propria memoria, con la propria storia, ad arricchirlo. E quindi questo luogo che contiene la storia della città, che si propone come un luogo estremamente moderno, capite che è una cosa straordinaria, su questo potremmo fare delle narrazioni veramente, veramente importanti. Ultima cosa, credo che questo sia un segno importante, oggi che ragioniamo sulle aree interne, ragioniamo sulla necessità, no, di investire di più in cultura, soprattutto nelle zone. Fano non si può dire che è un'area interna o periferica, però non è una grande città, e quindi anche questo mi sembra importante, così come è importante il fatto che venga, ma questo credo che lo riprenderà l'architetto Cucinella, che ci sia, venga violato, no, questo, una cosa che sembra quasi inviolabile, di avere un edificio contemporaneo all'interno delle mura di una città. Un edificio che guarda al mare, che guarda al futuro e che guarda alla vita dei cittadini e soprattutto dei più giovani, che in questo periodo sono stati anche così infragiliti. Grazie. Architetto, lei ci sente? Sì, sì, mi sentite? Vuole intervenire? Certo, certo. Beh, intanto un caro saluto al sindaco, all'assessore e in particolare al Cavaliere Montanari, che è un po' il motore di questa iniziativa, e tutto l'affetto alla Antonella Agnoli, che è da decenni che porta avanti una politica culturale indipendentemente dalle dimensioni, per il valore sociale e culturale di queste azioni. Io, prima di presentarlo, volevo dire due cose che mi sembrano molto importanti. Uno, stiamo uscendo da quasi 2 anni di una grande costrizione, una grande fatica dovuta a questo tema del Covid, e mi sembra importante in questo momento che questa città esce da questo lungo momento di costrizione con l'idea di costruire uno spazio per stare insieme. Questo è un atto fortissimo, no? Perché no, non ci siamo... non ci siamo messi paura di fronte a questa grande difficoltà, e la reazione, oggi potremmo dire la resilienza, è stata quella di credere in un progetto pubblico, ma un progetto per stare insieme, no? E questo mi sembra che sia veramente un segnale della grande forza di questo paese, ecco, che non si impaurisce, anzi reagisce con delle azioni così forti e così belle, no? E l'altro, che credo che sia un esempio, quello di cui è stato presentato oggi, è che questo paese cambierà solo se ci sarà un partenariato pubblico e privato. Questo credo che sia anche legato al tema del recovery, queste cose nascono grazie a questa
a questa formula, no? Quindi credo che in tanti, come è stato sottolineato anche prima, no? Sotto tanti punti di vista possiamo guardare questo progetto, ma credo che questi due siano un po', come dire, un po' l'esempio, la modalità con cui dobbiamo affrontare sia i momenti difficili, ma anche quello che sarà poi il domani, no? Che sarà proprio questa collaborazione, questa fiducia, no? Che è stata detta anche dal Cavalier Montanari. Quindi è un paese che ha bisogno di ricostruire soprattutto un rapporto di fiducia, no? Tra privato e pubblico. Quindi questo mi sembrava importante dirlo perché credo che sia, oltre che la proiezione di una città verso un futuro legato alla cultura, ai luoghi della cultura, è anche un modello di lavoro, un modello di relazione tra le persone, ma soprattutto questa idea, no, di costruire questi templi, no? Templi, no? Noi siamo passati nella storia, no? A costruire sempre dei luoghi pubblici, no? L'Italia è famosa per questo, no? Le nostre piazze, le nostre chiese, e oggi forse aggiungiamo anche le nostre biblioteche che sono diventate, come diceva Antonella, le piazze del sapere, no? I nostri nuovi luoghi, no? E io credo che questo sia veramente i tre punti fondamentali di questa avventura. Quindi farei vedere qualche immagine. Eccolo qui. Beh, adesso questa è già un'immagine che dice già molto, no? Quindi andrei alla prossima. Beh, insomma, è iniziato questo progetto anche con delle piccole intuizioni, anche stando in questo luogo, no? Visitando questo sito, no? Quindi ci troviamo in un luogo molto particolare che ha questa capacità, no, per il luogo in cui ci troviamo, ha questa opportunità di guardare verso est, quindi guardare verso il mare. Ma l'abbiamo sempre visto non solo come un intervento singolo, no? Non soltanto come la ricostruzione della Torre di Bradia, ma è l'idea di ricostruire forse un sistema urbano di un isolato, no? In cui mettiamo insieme i pezzi di cose che sono già lì, no? E quindi il tema della Torre di Bradia che viene demolita per ricostruire la nuova biblioteca, quello che oggi è questa casa dei vigili che può diventare un'area dei laboratori con una piazza davanti che guarda verso il mare e l'attuale Federiciana, no? Che si collega poi con quest'altra chiesa meravigliosa che è questo San Pietro in Valle, no? Che quindi diventa un sistema urbano che mi sembra veramente molto importante. Quindi non è solo l'edificio che stiamo proponendo, ma è mettere a sistema una parte di questa città. Prego. Quindi è venuta subito in mente, no? Questa sezione dove si vede in rosso la parte centrale è, diciamo, il cuore della Federiciana, però ha questa capacità di essere un po' rialzato il suolo di questa parte di città e con pochi metri si ha questa vista sul mare che mi sembra un modo per ricollegare anche fisicamente, no? Anche solo visivamente, no? Questa proprietà di questa città, no? Quindi questi due elementi, no? Costruire un sistema urbano e dall'altra parte ricollegarsi con il paesaggio del mare, dell'Adriatico, ci sembrava uno degli elementi fondativi di questo progetto. Qui, insomma, vedete una serie di prove, no? Per arrivare poi al progetto finale e la nuova biblioteca è un po' la punta, no? Di questo sistema, no? Dalla chiesa alla Federiciana e poi si proietta verso questo giardino e verso il mare, no? Ecco, quindi mi sembra che il punto, no, che è stato poi anche oggetto ovviamente di un'indicazione anche dell'Antonella è di costruire un sistema bibliotecario, quindi compreso anche quello che già esiste, ma provate a immaginare che questo luogo, no, diventa con la chiesa di San Pietro in Valle il luogo degli eventi, la biblioteca Federiciana che diventa il luogo della custodia, della memoria e la nuova biblioteca sono i nuovi luoghi del sapere e dello studio, no? Che si affacciano su un giardino. Quindi questo passaggio tra la città, quella densa, e attraversa questi edifici e spunta su un giardino che guarda verso il mare. Ecco. Mi è sembrato la lettura più bella di questa opportunità, no? Di questo edificio. Quindi nasce questo edificio sulla punta delle Federiciane che oltretutto ci permette di risolvere tutti i problemi di accessibilità a un edificio storico e quindi queste terrazze che si proiettano verso il giardino
che sono poi i luoghi della lettura, in realtà nella parte posteriore nascondono tutto il sistema di mobilità, quindi la parte di ascensori e scale, che ci permette di entrare nella Federiciana in maniera universale, quindi per tutti gli utenti, no? E queste terrazze erano un po' come dire la costruzione delle micro piazze in cui i ragazzi o le persone che vogliono studiare o leggere si ritrovano in questi piccoli luoghi. Queste terrazze sono intorno a questo giardino che è il cuore poi della biblioteca, no? Quindi non abbiamo voluto costruire un edificio massiccio, no? Ma è un po' questo gioco, quasi queste dita, no? Che tengono in piedi queste piccole piazze dove ti puoi sedere e guardare il mare, no? E nella parte posteriore invece c'è tutta la parte più tecnica, che è quella della conservazione dei libri, tutta la parte, diciamo, dell'archivio, no? Quindi è un po' questa forse l'immagine più interessante, no? Di creare dei micro luoghi, come sono un po' anche quelli della Federiciana, no? Che sono delle piccole stanze, questa scala che sale all'interno, è una scala minuta, no? E mi sembrava che fosse una bella opportunità. Questa è una vita un po' più soggettiva, no? Per farvi vedere come questa, adesso siamo in una fase poco più di un concept, quindi l'idea che c'è un involucro che completa l'isolato, avvolge questa biblioteca, quindi verso la Federiciana è un po' più denso perché è il muro della città, è la parte più pesante, piano piano si apre, diventa sempre più trasparente e guarda verso est, no? Ecco, all'interno di questo scrigno si trovano queste dita, queste piccole piazze che si sovrappongono, che danno anche un senso di intimità, no? Poi salendo in cima questo terrazzo, no, ci dà un'opportunità unica, no? Perché a questo punto saliamo sul tetto di questo edificio in cui troviamo questa terrazza, e a quel punto la vista sia sulla città che verso est, quindi verso il mare, diventa un po' il punto di collegamento visivo, no? Tra la città costruita e la natura che gli è di fronte, che è poi uno degli elementi fondativi di questa città della costa, no? Adesso qui c'è un'articolazione, quello lo vedrete meglio nel documento della cartella stampa, no? Però avremo una parte di archivio nelle parti interrate che rimangono, no? E poi l'articolazione è di una serie di accessibilità ai libri, come c'è anche indicato da Antonella. Avremo delle zone più riservate per la ricerca, e invece dei luoghi dove la consultazione del libro è diretta, quindi io mi siedo, prendo il libro, guardo, studio e poi lo rimetto a posto. Quindi anche in questo senso un rapporto di fiducia, no, tra gli utenti e le pubblicazioni. E queste parti che riportano verso est sono poi i luoghi della lettura. Quindi abbiamo immaginato che questa piccola piazza ha un grande tavolo in cui le persone si siedono e hanno di fronte il mare, no? Poi ovviamente, come voi sapete, le nostre particolari attenzioni ai temi climatici, energetici e di sostenibilità, quindi c'è tutto un tema legato alla ventilazione naturale. Vorremmo portare questo edificio all'estremo di poter dire che è un edificio che rappresenta anche una nuova generazione di obiettivi, cioè una riduzione di emissioni di CO2 a zero, come sono gli obiettivi della roadmap europea. Quindi un alto livello di comfort e soprattutto un discorso legato a quegli elementi fondativi di una biblioteca, no? Che sono la luce naturale. Basta scorrere le biblioteche nella storia, anche quella più del passato, dell'Ottocento, del Novecento, dove l'elemento fondamentale di una biblioteca è proprio il rapporto con la luce, cioè devi stare all'interno di un edificio, ma devi essere, come dire, partecipe di questa fonte di luminosa, perché è quella che ti permette di avere un rapporto più empatico, no, con i luoghi, no? Quindi la vegetazione, la ventilazione, l'attenzione agli aspetti impiantistici devono dis cioè, disegnano un edificio di nuova generazione. Questo mi sembra anche questo un segnale importante, come quello che è stato detto prima, no? L'idea di costruire una biblioteca in un momento difficile, di costruirla in un partenariato, ma di costruire un edificio che rappresenta gli obiettivi europei sulla costruzione di edifici a zero impatto ambientale. Mi sembra che sia, come dire, un atto anche di molto importante. In questo momento, dico la verità, questo forse è uno dei primi progetti che
cerca di mettere insieme il rapporto con la città storica, l'innovazione anche dal punto di vista dell'uso della biblioteca e questo tema che è sempre molto difficile in Italia, questo rapporto con la contemporaneità. Però bisogna avere anche, come dire, bisogna avere anche come dire, un rapporto colto della modernità, no? La contemporaneità non è uno sfregio, non vogliamo fare una cosa, no, soltanto stravagante, dobbiamo cercare questo legame, no, tra la storia che è molto presente, molto importante, ma non possiamo neanche rinunciare al nostro tempo, no? Quindi questa biblioteca è un po' questo, è un po' il messaggio di dire nella storia di questa città ci siamo passati anche noi, ci siamo passati anche noi nel nostro tempo e abbiamo lasciato il nostro segno, no? Che è sempre attento, particolare, no? Non deve essere urlato, ma deve essere, come dire, un'identità forte di questa città. Ho presentato questo e volevo ancora ringraziare, come ha detto il Cavalier Montanari, l'Antonella è stato il nostro trade union, ma è anche l'ispiratrice di questi progetti. E anche dopo il suo libro, Le piazze del sapere, che da una parte è uno straordinario libro, ma è anche un manuale perché gli architetti capiscano che cosa vuol dire fare una biblioteca, che non è solo un luogo tecnico, ma è soprattutto un luogo di conoscenza, un luogo sociale, un luogo di incontro. Ecco, in questo anche la fiducia del dottor Montanari e dell'Antonella nei miei confronti, io vi ringrazio perché insomma per me è stata una partita molto bella e come sempre ci abbiamo messo veramente tutto il cuore. Grazie. Bene. Mi permettete di aggiungere una cosa che mi sembra a questo punto indispensabile? Perché noi abbiamo, intanto non saremmo arrivati qui, come dicevamo, se non avessimo avuto la memo. Ovviamente all'interno di questo progetto nuovo ci sarà anche tutto un ripensamento della memo, che deve diventare ancora di più il luogo di tutti, quel luogo che rende possibile a tutti sentirsi cittadini, partecipare alla vita democratica. Noi stiamo vivendo, e su questo veramente chiudo, un momento dove i dati sulla povertà, i dati educativi, i dati sono veramente e toccano non solo alcune parti del paese, toccano tutte le parti del paese. Quindi credo che la Memo debba investire soprattutto in questa dimensione di mediazione tra le persone e il sapere, no? Tra le persone, il saper fare delle cose insieme, imparare. Quindi all'interno di questo, come bibliotecari, abbiamo un ulteriore progetto straordinario che è quello di ripensare anche i servizi della Memo alla luce di questo nuovo progetto. Scusatemi, ma mi sembrava importante accennare anche a questo. E grazie per tutto quello che mi avete detto. Io sono una militante della cultura da oltre 40 anni. E questo mi sembra una giornata straordinaria. Mentre ascoltavo l'architetto Cucinella, che ha fatto riferimento alla collocazione che è una terrazza sul mare, allora ho ripensato la città dall'alto e sono tornato indietro di secoli. Noi Fano parliamo o del periodo romano, Vitruvio o Malatestiano. E se cerchiamo una terrazza dobbiamo tornare indietro nel periodo Malatestiano con la Rocca Costanza. E questa è l'altra terrazza, con una differenza, che allora la forza avevi bisogno di fare una fortezza per difenderti. Oggi la forza è il sapere. E quindi io penso fra secoli, si parlerà di questo monumento, che la sua forza è quella del sapere. Oggi le sfide imprenditoriali, politiche, mediche, si vincono con il sapere, si vincono con l'innovazione e con la ricerca. E mi piace pensare che c'è un comune denominatore in questa città. Veniamo da un altro gioiello che è nato, un centro di ricerca internazionale che diventerà un punto di riferimento dell'Adriatico, proprio qua. Quindi ecco, questa è la forza sulla quale noi ci vogliamo caratterizzare per vincere le sfide del futuro e per lasciare un segno a chi verrà dopo. E questo è il nostro orgoglio di oggi. Esatto. Grazie te, mi è venuto questo abbinamento mentre... Un'ottima osservazione, ottimo. Antonella c'è più qui che ci sta a ascoltare? Non c'è più. Sì.
Guardi, Antonella, dato che siamo in via di confidenze, ha cominciato il sindaco, vorrei dire una mia, detta soprattutto a lei perché non gliel'ho mai detta, anche se ho sempre pensato di volerla dire, ma la voglio dire anche a tutti, mi voglio confessare. Quando lei mi diceva, si ricorda all'inizio, mi doveva convincere a fare questo, parlo dell'operazione della mediateca, della scuola Luigi Rossi, vi diceva molte motivazioni per cui un imprenditore, un industriale doveva intervenire, avrebbe avuto convenienza a intervenire. Poi ho avuto l'esperienza, perché le sa, sono 11 anni che siamo dietro a questa cosa, e la mia esperienza mi dice questo, e glielo confesso, sa cos'è la cosa di cui non ne abbiamo mai parlato, ma è che io ritengo la più importante, Antonella, è che intervenire e fare questa cosa rende felici. Ma anche a me è la stessa cosa, ci rende felici, ma non è un sentimento egoistico, individuale, ci rende felici perché facciamo qualcosa di civile, qualcosa di politicamente importante. Va bene. Adesso le posso chiedere sempre che dottore. Ah, devo anche siglare, sì, le pagine. Sì, devo siglare, grazie. Le pagine in fondo. Perfetto. Grazie. Grazie. Questo è del sindaco, se no manda giù. Grazie. Bene. Volevo aggiungere una piccola cosa, se mi posso permettere, se siete sì. In ascolto, che volevo ringraziare, perché abbiamo ringraziato tutti e quindi mi fa piacere fare l'ultimo ringraziamento a Michele Olivieri, che è lì con voi, che è l'architetto che ha avuto la responsabilità di seguire questo progetto e che è un architetto di Fano, quindi credo che per lui sia anche un momento importante. Questo ragazzo qua. Bene.